Ok, siamo con il professor Sergio Emanuele Anastasio nel suo studio di Ancona, classe 1930, un passato da fotografo, regista, ha collaborato con una testata giornalistica e televisiva canadese, presentatore televisivo nella sua rete privata, fondatore della prima TV privata in Italia. Questo però è un argomento che noi vedremo, che analizzeremo in seguito. Un presente come insegnante, cosa che hai fatto comunque anche prima, scrittore e rettore dell'Accademia di Arti Liberali in Ancona. Allora, questa intervista sarà in un qualche modo un piccolo documento storico. Una goccia nel mare, in quel mare che noi possiamo chiamare la storia del XX secolo. Ci sono tante cose per quello riguardo le TV private da analizzare, ne parleremo approfonditamente con il signor Anastasio. Prima però andiamo un attimino a parlare di quello che è la sua vita. Quindi facciamo un'introduzione biografica del personaggio e poi entriamo nel dettaglio, nell'argomento dell'intervista, ossia le TV privati in Italia. Gli inizi, i vari sviluppi, i vari processi che purtroppo ci sono stati e l'epilogo. E poi faremo un piccolo esame di quello che è la televisione di oggi, facendo anche dei piccoli paragoni con quando iniziò tutto negli anni 70. Allora, il signor Anastasio, facciamo un po' quello che è un quadro del personaggio, quindi ci parli un po' di lei. Desidereremmo avere, ecco, una breve biografia sua, e poi analizzeremo l'argomento principale che è quello delle TV private. Dunque, io sono nato qui in Ancona e il 14 giugno 1930. Sono l'ultimo di cinque figli. Mio padre è medico farmacista, diplomatosi in America nel 900, che mio padre ha preso due mogli, e di cui là ho un fratello e una sorella, rimasti là, mio fratello medico lo stesso, e la medicina è praticamente un po' stata una professione di tutta la mia famiglia passata, eccetera. Io ho avuto invece la passione dell'arte cinematografica, fotografica, fotografie artistiche, eccetera, eccetera, una passione. I miei fratelli invece avevano altre idee, altre professioni. E allora ecco che ho subito la guerra, i bombardamenti e sono una vittima civile di guerra. L'8 dicembre 1943 una superfortezza volante di anglo-americana bombardò Ancona, fece parecchie distruzioni, morti, eccetera, e io che ero in mezzo alla campagna, buttato lì, caddero molte bombe intorno a me e tra cui mi rimasi ferito al piede perché una scheggia mi colpì proprio sull'osso del piede sinistro. Fui preso, portato all'ospedale e poi dopo finì nello sfollamento. Sfollato in un paese, provincia di Ancona, scusate, provincia di Ascoli, Montelparo. E lì c'erano queste lotte partigiane, eccetera, eccetera, fasciste partigiane, e quindi non trovammo mai un po' di pace e tranquillità. Se non che, finita la guerra, siamo tornati qui nella nostra città, Ancona, e qui ho completato certi studi, ma non li ho portati proprio in fondo perché ero troppo preso dal cinema e dalla fotografia. Comunque mi sono laureato in recitazione, dizione, eccetera, quindi è che oggi insegno
e preparo questi nuovi, diciamo, queste nuove promesse per il cinema e la televisione. Il teatro è stato pure una certa passione, ma soprattutto il cinema è quello dove io ho preso molto più amore, perché col cinema possiamo anche interpretare le espressioni e dell'arte artistica, mentre il teatro è una cosa un po' troppo lontana, che è soltanto una forma piuttosto istrionica più che realistica. E allora ho cominciato, ovvero ho aperto una scuola sia di fotografia che di cinematografia. Recitazione, dizione, ho avuto diversi attori, ragazzi e ragazze molto bravi, che hanno imparato abbastanza bene e oggi sono nei teatri oppure saranno ritirati, non lo so. E quindi è stata la mia grande passione, quello di interpretare, quello di trasmettere al pubblico, vero, la tecnica espressiva diciamo, e soprattutto di far capire bene un certo tipo di storia o di racconto tramite le espressioni visuali ai quali io ci tengo moltissimo. Nel 1948, nel 1958 mi viene la passione della televisione. E allora che faccio? Ho cominciato a fare dei collegamenti, diciamo così, tecnici e televisivi, eccetera, ma solo sperimentali, per cui poi subì una contravvenzione, perché io facevo il cinema senza licenza, invece era una forma piuttosto espressiva, piuttosto era non c'era nulla di teatrale o perlomeno di cinematografico oppure di televisivo, erano soltanto esperimenti, ma non importa, quella multa che io ho preso non è che mi ha fatto molto, mi ha dato molto peso e quindi praticamente sono ritornato alla parte, diciamo, cinematografica, l'insegnamento eccetera. Se non che con il terremoto di Ancona metto in allarme mia sorella d'America in California, che per paura pensava che fosse accaduto qualcosa, e mentre invece mi ha telefonato, ha risposto: no, qui tutto bene eccetera, allora, tu sei regista, sì, vieni subito qui in America. Siamo nell'anno? Siamo qui nell'anno 1972. 1972, ok. E qui, perché il terremoto è stato nel 62, quindi la telefonata è stata rapida, perché in America mia sorella ha veduto in televisione il terremoto di Ancona. Siamo abbastanza importanti in America, perché il terremoto è già comunicato là. Insomma, vabbè. E lì ha avuto paura che, mia sorella più grande di me, perché è stata una della molti anni più di me, cioè, insomma, ecco. Io sono della terza moglie, mia sorella è della prima moglie di mio padre. E così mi mandò $1,000 per il viaggio, obbligandomi ad andare. E quindi sono stato costretto, obbligato, vero, ad andare in California. In California ho trovato molte persone che mi hanno accolto, sai, quando noi italiani generalmente siamo piuttosto un po' accolti bene dagli americani e quindi anche soprattutto agli ex italiani, quelli che erano lì da tanti anni, e dovevo mia sorella, che era amica della moglie di Reagan, che allora era governatore della California, mi trovò un posto di diciamo assistente alla regia del film Padrino parte seconda. E io tutto contento di questo, per me il film Padrino, come tecnico, come tutto, l'ho amato perché mi piaceva. Invece quando io sono giunto lì in America ho trovato che il film Padrino è stato sospeso perché i familiari avevano protestato per certe cose che non dovevano essere dette. E rimasi piuttosto un po' male, ma
trovarono subito un posto per inserirmi nella, diciamo, nella, ad Hollywood, e partecipai alle riprese del film come assistente alla regia di La Stangata. Con Robert Redford e Paul Newman. È stata una bella esperienza, e quindi simpatica, perché ho trovato amici. Paul Newman, che era bravo, molto bravo, Robert Redford era un po' tutto sul suo, però abbastanza cortese, ma Paul Newman invece era proprio molto più amico, ecco, diciamo, socievole. Va bene, finito la cosa, tutto quanto, e io preparai, leggo un giornale italiano. Questo durante la sua permanenza in America. In America. Ora faccio una premessa. Prima di partire per l'America, qui in Italia esistevano i famosi CB. I CB erano apparecchi di trasmissione con un'antenna speciale e di collegamento con gli altri CB internazionali, e si potevano collegare con tutto il mondo. Il termine di oggi dei CB è il baracchino, il cosiddetto baracchino. Baracchino oggi si dice, vero? Sì. Ecco. E allora è accaduto che il governo emanò un editto, per modo dire, diciamo, un ordine di sequestro degli apparecchi, e quindi abolizione completa di questo, dell'uso di questi apparecchi. E vabbè, pazienza, io che già avevo in mente di averne uno, ho dovuto rinunciare. Questa è una premessa che ho fatto prima di andare in America. Poi in America apro il giornale italiano e trovo che i CB sono stati autorizzati dallo Stato. E io, per me è stato più che altro una soddisfazione, una gioia, non tanto per il CB, perché a me non interessava tanto, ma quanto per quanto è la possibilità di trasmettere anche con una radio in tutto il mondo. Avendo avuto l'esperienza americana delle radio libere e delle televisioni private, e quindi ho acquisito una certa esperienza, ho detto: io torno in Italia a questo punto e apro una TV privata e una radio privata, dietro la legge che aveva fatto il governo quella volta. Siamo nel 1973. E allora scappai dall'America e tornai in Italia, e ho cominciato, vero, a darmi da fare per questo cosa. Tutti mi prendevano per pazzo, ma comunque io sapevo già che, perché conosco anche le leggi, io sono giornalista. A 16 anni ho cominciato a scrivere sul giornale, parlando di leggi, legalità, eccetera. Quindi avevo 73 anni, e 43 anni. E quindi a un dato momento mi sono dato da fare. E allora dico: se il CB è stato autorizzato, si può autorizzare anche per fare radio e televisione. E quella sarà la scintilla che farà partire qualcosa di grande, che però noi analizzeremo meglio più in là. Dunque, dal momento che sono stati liberalizzati dalla legge italiana la possibilità delle trasmissioni con il CB e con tutti gli altri congegni, è evidente, ho pensato, di cui ero convinto, che anche la radio e televisione potesse avere lo stesso, diciamo così, servizio. E quindi io ho cominciato, quindi ho aperto intanto la radio, per primo l'ho fatta costruire da un mio carissimo amico che era ingegnere elettronico, e la radio, e ho messo il nome mio, Radio Emanuel. Ecco, questa radio, ho innalzato un'antenna sul tetto del mio studio, e quindi già cominciavo a trasmettere con questa radio, diciamo così, sul canale 102 MHz.
E quindi e quello è stato anche lo stimolo per una televisione, perché la trasmissione radio televisiva rientra nello stesso servizio, la stessa legge. Ed ecco quindi che ho pensato di fare anche la televisione, se non che per fare televisione occorreva un trasmettitore televisivo, perché le apparecchiature interne dello studio erano uguali per tutti i vari servizi. Quindi andai a Milano ho trovato delle difficoltà per quanto riguarda il trasmettitore televisivo. Allora mi sono affacciato a certe ditte che trattavano l'argomento delle varie stazioni per i paesi come Capodistria, come Monte Carlo, eccetera. E ho proposto loro di aprire una TV privata, se loro avevano il trasmettitore da darmi o indicarmi chi poteva costruirlo, questo trasmettitore. Queste persone mi guardarono e mi preso per pazzo, un matto. Lei sta scherzando, lei sa che la televisione, la radio, lei non può aprirla. Chi ha detto che non posso aprirla, ho detto io. È perché c'è una legge, ma voi non conoscete bene la legge, perché la liberalizzazione che c'è stata ultimamente, quindi mi permette anche di fare. Ma no, e tutti mi dissero veramente che ero un pazzo. Così. Io a questo punto li ho lasciati, li ero abbandonati e sono andato a una ditta che fabbricava le antenne. Questi signori ho proposto la mia cosa, dice finalmente abbiamo trovato una persona intelligente, vero? Perché per il fatto di decidere di fare una televisione, questa è una cosa meravigliosa, perché lei sarebbe il primo. Questo mi conforta, ho detto io. Allora, se lei vuole per fare un trasmettitore, bisogna che lei vada al confine Italia-Svizzera, su Abbadia Lariana. Lì troverà il coso. Vado subito con la macchina, prendo parte, vado. Intanto loro mi stavano preparando le antenne per trasmettere. Vado a Abbadia Lariana e parlo con i titolari, due erano, di questa casa che fabbricava, la Elman, che fabbricava i trasmettitori televisivi, mi hanno preso per pazzo. Lei non può farlo, c'è una legge che qui, no guarda, la legge non esiste, perché poi tra l'altro c'è un'altra legge a mio favore. E io che, essendo giornalista, conosco il codice, ce l'ho a memoria, lo conosco a memoria, la Costituzione italiana conosco a memoria, quindi l'articolo 19 della Costituzione mi permetteva di farlo, questo. In che modo? Eh sì, perché dice chiunque è libero di esprimere il proprio pensiero usando qualsiasi mezzo di diffusione. E per me la radio e la televisione è un mezzo di diffusione. Ed ecco quindi il motivo per cui ero io, in base all'articolo 19 della Costituzione italiana. E lo sono rimasti un po' così, eccetera, eccetera, poi infine dopo tanto discutere, alla fine mi hanno costruito questo trasmettitore. Poi mi hanno telefonato che era pronto e io sono ritornato da loro, ho preso il trasmettitore, li ho pagati e sono venuto via. Tornato a casa, l'antenna era già innestata per la radio, lì ci ho messo anche l'antenna per i dipoli per la televisione e quindi il mio amico, diciamo, che è stato molto vicino per in questo campo, ha innestato subito il trasmettitore televisivo e con una telecamera, di cui già ero attrezzato, le telecamere, mixer, varie cose, eccetera, e è andato subito in onda il mio segnale. Ok, allora siamo arrivati all'anno 1973, un anno importante perché è l'anno in cui TV Emmanuel parte, quindi la prima TV privata in Italia nasce grazie al signor Anastasio. In quale giorno? 14 luglio 1973.
E c'è un motivo per cui iniziò sì, quel giorno. L'ho fatto incontrare, potevo aprirla anche prima, l'ho fatto incontrare quel giorno perché è il giorno della rivoluzione francese, cioè della presa della Bastiglia. E allora io, mentre i francesi prendevano, occupavano la Bastiglia, vero, io occupavo l'Etere. E questa rivoluzione non fu soltanto per quello che riguarda questo nuovo modo di fare televisione, quindi la libertà di informazione vera e propria, perché la TV privata rappresenta proprio il liberalismo comunicativo ed espressivo nella sua forma più elegante, nella sua forma più pura. Questa rivoluzione vide anche il suo punto di forza nella tipologia di televisione che veniva fatta, nello specifico nella tipologia di trasmissioni di cui lei era l'ideatore e il conduttore. Adesso vediamo un attimino di analizzare perché le sue trasmissioni a quell'epoca furono proprio rivoluzionarie. Che cosa c'era di diverso tra le trasmissioni che lei inventò e condusse e le altre trasmissioni di altre TV private? Dunque, prima di tutto ho invitato molti giovani a venire alla radio per imparare a usare la radio, e facendo quelle famose trasmissioni che poi dopo sono divulgate parecchio, quelle di fare delle canzoni, di questi contatti, questi chiamati dei giovani, no? Che facevano quelle trasmissioni radiofoniche, eccetera, eccetera. Inoltre, vero, ragazze che venivano a volevano fare le presentatrici, le annunciatrici, e io ho avuto diverse ragazze molto belle che le mettevo appunto a fare l'annunciatrice, la presentatrice di un programma, e quello che, ecco, questo in sostanza per quanto riguarda. Ho dato lavoro a molte persone. Premetto che la mia televisione, l'invenzione, diciamo, la realizzazione della mia televisione e radio è da tenere presente che ha dato un contributo di economia al paese che non l'ha dato a nessuno, neanche il governo, perché ho aperto molti posti di lavoro, perché con le TV private molti sono impiegati in queste TV, chi fa il regista, il presentatore, tutte quelle cose lì, annunciatrici, presentatrici. Quindi eccetera. Con questo mio coraggioso, questa mia coraggiosa invenzione, diciamo, della TV privata e radio privata, ha dato luogo a molto lavoro per gente anche disoccupata. Quindi ho aperto nuovi posti di lavoro e soprattutto impiegato migliori di persone in questo campo. Quindi ho fatto più io che il governo, detto tra parentesi, in maniera scherzosa ovviamente. Ecco. Quindi ora l'ho portato avanti per 10 anni, che poi per ragioni non proprio dovuti alla televisione, ma al locale in cui io abitavo con la televisione, era un locale che doveva essere venduto, per cui ho dovuto sloggiare, ho dovuto quindi praticamente chiudere la televisione. Per questo motivo ho dovuto chiudere, perché il locale era in vendita a un altro cliente, che il quale bisognava darglielo senza inquilini, eccetera. Quindi questo è stato un po' il motivo della chiusura della mia televisione, non perché io avevo esaurito tutto quello che dovevo fare, per questo motivo accidentale, d'accordo? Poi ho trovato un altro posto per spostare la televisione e la radio, in collina qui di Ancona di Posatora. Stavo per fare il contratto del locale, che era molto bello, ampio, tutto quanto, e trasportare lì la televisione e la radio. Ma la sera dell'11 settembre succede che una frana ha portato via tutta la collina verso il mare, compreso quel palazzo dove io dovevo aprire radio e televisione. Quindi è stata un po' una grande sfortuna, se così possiamo dire. E quindi a questo punto, non essendoci più altro posto, non ho potuto più aprire, perché aprire una televisione, una radio, non era per me difficile, perché avendo il permesso, avendo tutte le cose da legge, avendo tutte le attrezzature, eccetera, mi mancava il locale. Certo. Il locale doveva essere adatto
un posto piuttosto in alto, piuttosto vero messo è, eccetera, eccetera. Non essendoci in Ancona, che è una città piccolina e con delle carenze, diciamo, abitative, e quindi a questo punto la mia televisione ho dovuto chiuderla per forza, perché è vero, in attesa poi di riaprirla, ma poi quando lì mi sono dedicato molto alla scuola. Allora, signor Anastasio, abbiamo detto nel 73 una televisione, la prima televisione privata in Italia, gran successo, tante idee da mettere sul fuoco, da parte sua c'è sempre stata una disponibilità anche a condividere questa grande idea anche con i ragazzini, quindi ha dato molto spazio non solo a se stesso, come è giusto che sia, ma anche a persone che magari avevano la passione o erano semplicemente attratte da quel mondo, che, come abbiamo detto prima, fino a quel momento, fino al 73, era solo per i collaboratori della RAI, quindi era un mondo piccolo per pochi. Quindi lei ha ampliato questo mondo e ce l'ha fatto vedere anche con un occhio diverso. Lei ha detto prima che era giornalista, ma lei non faceva televisione solo in modo giornalistico, in quanto faceva una televisione con un palinsesto che con programmi che erano anche molto più, che avevano un approccio anche molto più sociale con le persone, con i telespettatori. Un palinsesto che offriva molti motivi per riflettere, molte cose su cui riflettere. Parliamo un attimo del palinsesto, quindi quali sono i programmi che lei all'epoca conduceva, di che cosa si parlava. Dunque, la mia io avevo sempre il pallino dell'educazione, avendo appunto aperto una scuola, eccetera. I miei alunni che venivano a scuola, io non insegnavo soltanto la recitazione, la dizione italiana, che molti difettano in questo campo, specialmente le annunciatrici della RAI, che molte volte si sentono i vari errori che commettono, ma non importa comunque, dipende forse da chi gli scrive il programma e loro leggono quel programma scritto anche male, non importa questo. Ma soprattutto il fatto stesso che la mia preoccupazione era l'educazione pubblica, cioè il pubblico vuole essere educato, deve essere educato più che vuole. Ecco, e quindi per educare il popolo bisogna presentare programmi che siano, diciamo, abbastanza insegnanti, questi programmi. La RAI, c'è stato un periodo veramente d'oro, parlo degli anni 50, quando produceva delle commedie con dei bravissimi attori, che erano veramente eccellenti quegli attori italiani, vero? E quindi queste commedie che alla sera allietava certe famiglie, soprattutto le persone anziane, eccetera. È stato un periodo, dopodiché la RAI purtroppo è scesa giù in un settore diverso, che non è più quello degli anni 60-70. Ed ecco che io volevo quindi riallacciarmi a quel periodo, di fare programmi come non identici, ma con lo stesso scopo di quello che faceva la RAI, quindi devono essere educativi. Avevo quindi fatto un programma, la TV dei ragazzi, e la TV di ragazzi non consisteva soltanto dagli pupazzetti e il cartone animato, no, io prendevo dei ragazzi della scuola, li facevo venire lì, facevo delle domande sulla storia, sulla geografia, sulle scienze, e loro dovevano rispondere, se loro si preparavano, eccetera. E poi con gli insegnanti delle scuole io andavo con la telecamera, la televisione, eccetera, e riprendevo la gara di due classi, di due terze per esempio, tanto per dare un'idea.
E quindi quelle due terze venivano fatte delle domande, non da me, io riprendevo soltanto e organizzavo la cosa. Dopo ci pensavano gli insegnanti delle loro scuole per fare le domande, eccetera, eccetera. E queste gare che facevano creava l'incentivo ai ragazzi di imparare bene la lezione sapendo che poi andava in televisione. E quindi era un mezzo per coercitivo in un certo qual modo di educare i bambini. Questa è la TV dei ragazzi. Poi la TV per i grandi, e davo molti film americani, intorno ai 3-4 film al giorno, che la RAI ne dava uno soltanto, poi il lunedì e il giovedì e il mercoledì la RAI. E lì io ho creato un certo dissenso da parte della RAI e praticamente un certo odio verso di me, perché io davo 4-5 film al giorno, il giorno. Ma sopra ai film, praticamente, cioè alternandoli, mica tutti i giorni, creavo delle mie trasmissioni proprio educative e formative. Era essere e non essere, una trasmissione che era accompagnata dalla presentatrice Bianca Maria Carletti, che era professoressa delle scuole medie e che era la mia spalla in un certo qual modo, e quindi io spiegavo l'argomento, davo l'argomento e la signora mi aiutava alla interpretazione dei miei pensieri. Quindi la trasmissione era prettamente educativa, ma soprattutto speculativa, in modo da poter entrare nel discorso. Ora, essere e non essere era una trasmissione molto importante, in quanto metteva a nudo l'essere umano nelle sue caratteristiche psicosomatiche, soprattutto psicologiche. E quindi allora ogni spettatore che poteva capire la trasmissione rientrava un po' in se stesso e facendo per un personale studio di cose che magari non aveva mai saputo o conosciuto. Poi facevo Fede e Realtà, cioè una trasmissione sulla religione. E la religione, io sono abbastanza ferrato in fatto di religione, conosco la Bibbia a memoria, si può dire. E quindi portavo avanti il discorso interpretativo, cioè spiegavo certi concetti biblici, soprattutto del Cristo, di Gesù, eccetera, vero? E tutto il resto che praticamente seguiva. Poi un'altra trasmissione, facevo la TV dei ragazzi, come lo sappiamo, poi un'altra trasmissione era cinema. Cinema, praticamente messaggio, denuncia, ecco, violenza. Scusa, grazie. Allora, cinema, messaggio, denuncia o violenza? Cos'è il cinema? Mussolini disse che il cinema è l'arma più forte. Aveva ragione, è vero. E lui ha creato questa frase, questo coso. Io l'ho seguita molto questa frase, l'ho anche scritto nella mia scuola. Il cinema è l'arma più forte. Perché è più forte? Perché riesce con la forza psicologica cambiare le idee spesso delle persone e inculcare idee diverse, come potrebbe essere violenza, che il cinema insegna la violenza, anche quella psicologica, più che la violenza materiale. Il messaggio, ha un messaggio il film, e allora un messaggio che la persona possa imparare. Denuncia, perché si può denunciare tanti di questi fatti, che oggi praticamente il cinema va avanti in questo modo, e non soltanto il cinema ma anche la televisione, grazie alla mia scoperta, perché io ho introdotto questo tipo di trasmissione, di programma. E allora è andato a mento. Poi quello che è molto importante, io con l'aver creato la prima emittente libera d'Italia, sia radio che televisiva, siamo stati copiati dagli stranieri, perché la Germania aveva due programmi, la Francia aveva due programmi, non parliamo dell'America che ce n'aveva 10 o 20, e la Spagna ce n'aveva uno e poi è arrivata due. Quindi
noi avevamo due programmi come loro, ma con il mio è diventato tre programmi. E la mia televisione ha ispirato le nazioni come la Spagna, come la Germania, come la Francia ad aumentare i canali televisivi, le trasmissioni. Quindi anche la Germania avrebbe non soltanto più due canali come un tempo, ma ce ne aveva tre, quattro canali, così la Francia. Quindi la mia televisione non è stata soltanto la prima d'Italia, ma è stata la prima d'Europa, perché ho aperto la strada all'Europa, a questa, diciamo, questa pubblicizzazione, questa pubblicità, questa pubblicazione delle radio e televisioni private. Però mentre in Europa si moltiplicavano le tv private, anche in Italia succedeva lo stesso, ma al contempo, mentre andava avanti questa prolificazione di televisioni del privato, nel settore privato, ecco, perché gli altri erano tutti statali, nazionali, sì, in Italia da noi succede qualcosa che adesso andiamo ad analizzare, qualcosa a livello legale. Nel 73 il signor Anastasio fonda la prima televisione privata in Italia. E radio. Televisione e radio privata in Italia. Verrà seguito a ruota da altri paesi dell'Europa. Però, diciamo, ogni buona azione, un po' la vita ci insegna questo, che dietro ogni buona azione c'è sempre qualche ripercussione da parte di chi, per motivi politici. Vuoi politici, più delle volte politici, nel suo caso è stato politico, vuole mettere qualche bastone tra le ruote. Quindi lei ha detto prima che quando andava a cercare chi gli costruisse un ripetitore, gli veniva negata questa operazione in quanto c'era una legge che vietava di creare una TV privata, e in Italia abbiamo detto c'era solo la RAI. Lei ha risposto a questo con l'articolo 19 della Costituzione. Non si è limitato alla risposta, perché poi ha effettivamente creato la TV privata. Questo comporterà da parte della RAI una reazione particolare, una reazione legale, che adesso lei ci andrà a spiegare, dalla partenza, quindi dal momento in cui ricevette l'avviso di garanzia fino alla conclusione del processo. Naturalmente la RAI forse è stata costretta, per ragioni forse anche diplomatiche e morali, penso io, che è stata costretta a formulare una denuncia verso di me, certo con la speranza che io potessi chiudere tutto quanto, quindi questo è un mio pensiero, perché è direi quasi legittimo, anche la RAI che forse poteva essere legittima. Premetto adesso, prima di dire una cosa, che in Italia la radio, non c'era la televisione negli anni 30 e negli anni 20, quando è nata la radio non era monopolio, perché il fascismo aveva messo la libertà per tutti di aprire una radio, e le radio erano pubbliche negli anni 20, e negli anni 20 poi 30 eccetera. Quindi allora ecco che c'erano diverse tassazioni radiofoniche, e ancora troviamo i residui di queste cose qui. Se non che dopo la guerra è subentrato il monopolio, con la sconfitta eccetera eccetera, con la RAI che si è formata in un'idea, vero, si è formato il monopolio. Quindi la RAI, l'unica a trasmettere la radio e la televisione, la radio, allora c'era la radio soltanto, e hanno chiuso tutte le altre, vero, stazioni che c'erano allora. Quindi siamo entrati in un periodo di dittatura, mentre durante il fascismo c'era la dittatura, ma c'era la libertà radiofonica. Oggi c'è la libertà, la libertà politica, ma abbiamo la dittatura radiofonica. È questo che io volevo infrangere in relazione alla libertà che c'era un tempo, e quindi portare avanti il discorso della liberalizzazione.
È chiaro che avevo contro tutti i partiti, non tutti, avevo a favore i liberali e il movimento sociale per quanto riguarda la pubblicizzazione della radio, perché il fascismo voleva la liberalizzazione della radio e televisione, radio perché c'era la televisione a volte, mentre il Partito Comunista era contrario, il Partito Socialista era contrario. E insomma, in sostanza i partiti di sinistra erano contrario alla liberalizzazione della radio e della televisione, perché loro volevano conservare il monopolio per poter istruire gli italiani secondo le loro leggi, i loro modi di parlare e di distribuire. Quindi io avevo per nemici la sinistra, cioè tutta la sinistra, mentre la parte destra era in favore a me. E io ho vinto. Ripeto, sono stato favorito dalla Costituzione italiana che è stata fatta dopo la guerra, l'articolo 19, dove diceva appunto che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, di pubblicarlo sotto in qualsiasi tipo di trasmissione, come potrebbe essere il giornale, la stampa, la televisione e la radio. Allora io ho seguito l'articolo 19 della Costituzione. Ho fatto quello, quindi non potevano venirmi contro. La denuncia che io ho avuto dalla RAI, perché ero appellati a prima della Costituzione, ma non durante la Costituzione, quindi hanno commesso loro un errore per distruggermi, e sono rimasti con un palmo di naso. E quando c'è avuto il processo qui in Ancona, la RAI aveva messo 3 avvocati contro di me, io ce ne avevo 2 amici carissimi, bravi ragazzi. E quindi vero, la situazione non si metteva troppo bene, perché avevano detto che io facevo delle trasmissioni circolari, invece le mie omnidirezionali non era circolare, e allora a questo punto ho detto, io non posso qui, avvocato, guardi che questi qui vogliono incastrarmi, aspetta, ci penso io, no, io voglio andare a Roma, ho detto, voglio andare alla Corte Costituzionale, e lei, solo quella mi può giudicare. L'avvocato andò dal giudice e disse, il giudice, il mio cliente si appella alla Corte Costituzionale. E il giudice non ha potuto dire altro, fare altro che chiudere il registro e mandare a Roma. Perché in quel caso il giudice, quando l'alunno si appella, non può fare nessuna altra osservazione e deve per forza ubbidire. Allora, la Costituzione si riunisce il 28 luglio del 1976, e quindi che cosa succede? Mi assolve in pieno, perché io avevo tutti i diritti di trasmissione, sia radio che televisiva. E dietro il fatto della Costituzione che sono sorti tutte le altre radio e televisioni. Grazie a quella cosa della Costituzione che io stesso ho stimolato. E la RAI è rimasta male, tutti sono rimasti male, e quindi mi sono attirato un po' l'odio. Non soltanto dalla sinistra, ma anche dalla parte, è vero, forse di certe correnti di destra, non lo so, non certamente movimento sociale, o che allora c'era il movimento sociale o altro. I liberali erano d'accordo con me, il movimento sociale era d'accordo con me, quindi praticamente erano soltanto gli altri partiti di sinistra, e anche la DC era contro. In un certo modo, perché Andreotti voleva conservare il monopolio, in quanto perché loro avevano il modo di poter strumentalizzare, questo è un mio modo di interpretare il pubblico. Quindi ci sono stati questi movimenti un po' destra e sinistra movimentare, ho smosso un movimento bellicoso che in dato momento non trovava molto cosa, ma con la legge della Costituzione tutte le cose si sono appianate. Quindi l'articolo 19 praticamente non solo l'ha instigata a creare la TV privata, ma l'ha anche difesa da quello che fu il processo istituito dalla RAI. Però c'è una piccola curiosità che molti non sanno, parlando sempre a livello politico. Andreotti incaricò il ministro Gioia di fare una certa cosa, ce la può spiegare cortesemente? Sì, perché era contro.
Quindi il ministro Gioia fece una... Che cosa fece nello specifico? Il ministro Gioia fece una legge che proibiva appunto questa radio, questa diffusione delle radio e televisioni. E allora, ecco, quello che mi accusavano, tramite la legge, diciamo, tra Andreotti, tra il ministro Gioia e tutto quell'insieme di contrarietà che io subivo, sono state tutte cancellate dalla Costituzione del 76. 28 dalla luglio, sentenza del 76. 28 luglio 76. E la stessa legge, o disegno di legge tale che fece il ministro Gioia, venne considerata automaticamente incostituzionale. Incostituzionale, nulla. Quindi, diciamo, da parte sua c'è anche quella soddisfazione nell'essere riuscito a vincere contro un'altra carica, da un'altra solo, carica dello Stato da solo. Non un gruppo, cioè non era un gruppo, certo. Io da solo ho vinto, questo è il fatto. Anastasio apre la televisione nel 73, subisce il processo da parte della RAI, vince il processo, ci sono tutti i documenti che attestano ciò, ma ci sono, soprattutto quando si verificano questi, chiamiamoli fatti storici, ci sono quei personaggi che invece sono un po' invidiosi e che si autoproclamano loro pionieri della TV privata in Italia. Noi sappiamo che fu lei a subire il processo della RAI, quindi è lei il maggiore imputato. Ci sono persone come per esempio Peppo Sacchi che dichiarano di aver iniziato l'attività di TV privata in Italia prima di lei. Come risponde a ciò? Peppo Sacchi manco lo conoscevo, manco lo sapevo, io manco so quando lui l'ha aperte. Io so che dopo i giornali parlavano, vero, quando che già io trasmettevo, parlavo di lui che aveva aperto questa via Cavo, ma io via Cavo, io tant'è vero che si può dire che il via Cavo l'avevo iniziato io, per essere precisi, perché prima che aprissi la via Etere avevo già iniziato con la via Cavo. 3 mesi prima o 4, adesso non ricordo bene, perché appena tornato dall'America io volevo subito fare questa cosa, insomma, e mi sono collegato con il bar di sotto al mio studio. Io ero al terzo piano e al piano terra c'era un bar con il televisore, che la gente ci vedeva qualche programma, se andavo lì per prendere il caffè, poi si metteva nella sala la proiezione. Ogni bar c'aveva questa sala, no? E io, d'accordo con quelli, con il proprietario, ho allungato un cavo dalla mia televisione fino dal cortile, quindi è stato semplice, è entrato dalla finestra e entrato a finire nel televisore. E lì trasmettevo qualche filmetto, dicevo, oh, ma cos'è, qualcosa del genere, perché facevo a livello sperimentale, tanto potevo proiettare tutto quello che volevo. E la gente è rimasta molto di no, e poi intanto il bar guadagnava perché prendevano il caffè qui, quindi davo un incremento, no? Ed è stato quindi questo, appena tornato dall'America ho fatto quello io. Attento bene, perché io, aspetta, no, prima che andassi in America questo è stato, perché ci ho preso la multa, no, la multa l'ho presa perché io proiettavo un giorno dalla terrazza di mia sorella, proiettavo nella parete di fronte un filmato per i miei nipotini, e allora c'avevo i nipotini piccoli e proiettavo questo cartone animato. Qualcuno ha fatto la spia, qualcuno che non si faceva i fatti propri, ha fatto la spia alla finanza. E la finanza mi mette una multa di 45.000 lire all'ora. E io ho fatto, guardate, io per i miei bambini, qua, i nipotini, facevo così, ma tanto, ma sa, quella è in terrazza, però se pensa, tanto per dire che non si poteva proiettare neanche in terrazza un filmato, magari con lo schermo, no, quella roba lì. Eravamo proprio
Buzzurri in quel periodo proprio, capito? E quindi quello è stato il mio primo, diciamo, incitamento della cosa. Poi invece l'ho mandato invece presso il filo al bar qui sotto, nessuno lo sapeva, solo quello del bar, ma non era una cosa esterna, e quindi praticamente è quella, non ho avuto alcuna seccatura. E dopo di quello sono andato in America. Quindi c'è una differenza tra Cavo ed Etre, perché Peppo Sacchi dice: sono stato io il primo inventore della TV privata, lui ed altri, quando in realtà la vera prova sta nella sentenza stessa. Essendo lei il imputato, chiaramente è lei che ha subito il processo ed è lei che può essere riconosciuto come il pioniere. Che poi lui faceva via cavo era permesso, non è che era... Però era un permesso, soltanto per un collegamento locale, ma no, via Etere era proibito, assolutamente, perché era monopolio della RAI. E via cavo, la RAI, ma qui ne fregava, non ne fregava. Certo, perché per il via cavo chi vuol vedere quel tipo di televisione deve comunque fare il contratto, deve pagare. Invece il suo servizio era gratuito, quello che non volevano i signori. Chi lo prendeva, mi vedevano persino in Jugoslavia. Lo faccio per dire, la via cavo non c'è niente a che vedere con la cosa. Via cavo in Italia ce n'erano parecchi che facevano questo collegamento fuori, così, no? In famiglia, il giardino, mettevano il televisore, allungavano il cavo. Allora quello cos'era? Una trasmissione televisiva? Era una forma così familiare, una forma molto così ridotta, ma non via etere che lo poteva prendere tutti e andare anche all'estero. La via cavo ci andava all'estero. Non so, sorrido l'idea. Quindi lui, vabbè, comunque lui può dire quello che vuole, ma tanto quello che conta è la sentenza della Corte. È il giorno che io ho aperto questo, 1976, praticamente. Abbiamo parlato delle origini della TV da lei fondata, le motivazioni per cui è stata fondata, il processo che c'è stato, la soluzione. Abbiamo parlato anche di lei, della sua vita privata, abbiamo fatto un piccolo quadro della sua biografia. Nel 73 parte TV Emmanuel, dura praticamente quasi 10 anni. Ci ritroviamo nel 1982, lei aveva perso il locale nel quale che faceva proprio da scheletro di TV Emmanuel, dove tutto succedeva. Quindi fu cacciato da quel locale, ne trovò un altro, sempre qui in Ancona, ma prima di firmare il contratto una valanga provoca dei danni, una frana. Provoca dei danni al locale stesso, e quindi lei si ritrova con le attrezzature ma senza locale. Che cosa succede a quel punto? Cosa succede? A quel punto succede che ho dovuto completamente accantonare tutte le attrezzature, eccetera, in un altro locale, e quindi praticamente dichiarare chiuso definitivamente la mia, perché tanto la televisione va in funzione soltanto con i dovuti mezzi, cioè il locale e tutto il resto, no? Se il locale crolla o chiude, praticamente la televisione chiude, insomma, ecco, quindi questa è la faccenda. C'è stato anche qualche problema con la pubblicità, però? La pubblicità, cioè, praticamente, cioè, ecco, allora diamo una precisazione. Più tardi mi accorgo che di aver aperto la televisione in Ancona. Ancona non è una città che poteva essere adatta per una televisione privata. Ancona è piccola, 100.000 abitanti, non c'è molto lavoro, e quindi ci sono disoccupati, d'accordo, però il lavoro, più che altro il lavoro è a livello, diciamo, impiegatizio. Quindi allora aprendo una TV
privata in Ancona fu un errore, perché non c'è la possibilità di, della pubblicità, perché la televisione vive con la pubblicità. Io ho aperto la televisione, lo vedevano tutti, tutti contenti, eccetera, eccetera, però dove entrava il guadagno, il risultato economico della pubblicità? E in Ancona non c'erano industrie che potessero fare la pubblicità. Premetto che c'era una a Portonò, a Sirolo, che fabbricava motoscafi, e quella va bene. Un'altra che fabbricava un altro tipo di cose, ma erano due, tre ditte di pubblicità, quando che oggi una televisione c'ha 10, 20, 30 ditte che fanno pubblicità. La RAI ce ne avrà mille, non so quanto ce ne avrà la RAI. Quindi ecco, c'è stato quindi il motivo della mia chiusura è dovuto alla mancanza di reddito economico, perché per carenza di pubblicità. E Ancona è una città purtroppo poveretta, non è ricca Ancona, una città di impiegati e basta. Non guardiamo il porto, perché il porto ha un settore a sé stante, per cui vero, non è che porta un guadagno a noi, potrà portare al comune forse, oppure non so, alla regione, ma non al pubblico. Ma se andiamo a Roma, se andiamo a Napoli, Milano, è il pubblico che guadagna, che incassa dalla pubblicità o di altro tipo di economia. Ecco, questo è stato il motivo fondamentale. Quando io ho aperto la TV privata e radio privata, quindi c'erano pochi che mi facevano la pubblicità, a me non mi interessava tanto, perché pensavo alle trasmissioni e ci ho speso un sacco di soldi, perché io per proiettare un film mi costava allora 50 lire, allora 50 lire, e per proiettare 100 ci volevano 500 lire e io le pagavo, però i soldi non entrano. Quindi se escono troppo non posso neanche tanto rientrare. Ecco, quindi la condizione economica è stata quindi la cosa fondamentale che ha contribuito alla chiusura della televisione. Quindi mancando i fondi, chiaramente lei è stato costretto a chiudere, anche se però diciamo 10 anni sono tanti, quindi è anche ammirevole questa sua costanza e questo suo impegno economico suo personale sì, nel mandare avanti un progetto che comunque è stato il primo, la prima persona in Italia che sì, a spese mie, ho fatto a spese mie praticamente, perché il risultato economico è stato quasi niente. Quindi nell'82 chiude sì, TV Emanuel, e lei ritorna praticamente alla scuola che era la sua attività primaria, principale, e però fa un breve ritorno in televisione qualche anno dopo a Galassia TV. Sì. A Galassia TV le viene data la possibilità di condurre una sua trasmissione che in un certo qual modo si va a riallacciare a quel tipo di trasmissioni che lei faceva nella sua TV. E parliamo del Tuttologo. Ci può parlare un attimino di questa sua trasmissione? Sì, io l'ho accettato questo. Sì, vabbè, mi hanno pagato naturalmente, questo è logico, mica vado, non è che l'ho fatto gratuito. Non era, era soltanto un compenso più che una paga. Ecco, quindi allora, ecco, però l'ho fatto con molto piacere. Perché? Perché ritornavo di nuovo all'auge, cioè a farmi rivedere, e che molta gente bramavano rivedermi con i miei discorsi che facevo sulla psicologia, anche sulla storia, di tutto parlavo io nella mia televisione, tutti gli argomenti trattavo, era molto ampio, diciamo così, qualche film che metteva in onda, qualche film tanto perché la gente piace il film, cinema, e anche per me serviva per tamponare un certo
momento, qualche ora, no? Tanto per dire, per non fare tutto continuo. Insomma, ecco, tra i film e tra le mie trasmissioni che facevo nella mia televisione, Essere e non essere, e la TV di ragazzi, e poi un'altra trasmissione che facevo, bisogna che guardassi il programma, vabbè, comunque al momento mi sfugge, vabbè. E quindi, dopodiché è vero, Galassia TV mi chiama per questo, e facevo per loro soltanto il quello del tutologo, che il tutologo significa che parla di tutto. e lì è stato, anche lì è stato un certo successo, e quindi in questo momento il pubblico mi ha, insomma, ha molto apprezzato, ha avuto delle critiche da coloro i quali non sono criticoni, no? Se io tratto un argomento che a molti non piace, che fa? La critica. Non è che dice oh, bravo, no, bravo non me lo dirà mai perché l'argomento non gli piace. E questo è come quando noi vediamo un programma in televisione, no? Non ci piace, quindi che possiamo dire che è brava la televisione, no? È chiaro? Diciamo sempre male se non ci piace il programma. Tra l'altro ricevette anche delle così diciamo delle caricature da parte della Jalapas Band, che era sì. All'epoca c'era Mai Dire Gol. Sì, mai dire, e ogni tanto, mai dire TV. Mai dire TV. E ogni tanto loro mandavano degli spezzoni del tutologo commentandoli in modo ironico. E ci facevano dei commenti loro, ma vabbè. Ma... Uno dei tanti. Sì, sì. Dei tanti critici. Sì, critici, perché tanto. Adesso hanno cominciato a imparare a criticare la RAI, oppure la RAI, ma quella volta guai a criticare una guerra della RAI, avevano una paura terribile, quindi il popolo italiano era un po' troppo, non molto preparato per la televisione, no, per quello che potrebbe più che la televisione, il discorso libero non era preparato. Forse perché deriva da una forma dittatoriale del passato, quando il fascismo non permetteva di essere loquaci o parlare di questo, codeste e quello. Ma il fascismo quella volta ha dovuto mettere quella restrizione perché il popolo italiano era ancora acerbo, ancora povero di cultura e di quello che era, quindi si lasciava incantare spesso anche per molte idee, così. Allora il fascismo mise delle leggi drastiche, quindi di non fare questo, codesto, quello. Quindi privando quella libertà, che poi era una libertà sciocca, perché molti parlavano di stupidità come oggi, quante trasmissioni stupide ci sono in Italia di televisione, radio, proprio che fanno che la gente si lamenta, dice, quindi allora ci vorrebbe una dittatura come quella del fascismo che proibiva di fare questa trasmissione. Ma è possibile fare questo? No, oggi come oggi no. Oggi in America tutti trasmettono, offendono, va contro quello, contro quell'altro. Ha sbagliato, insomma, capito, in America c'è, anche in Francia, c'è una libertà di trasmissione che se non stai attenti ti distrugge. In America c'era l'eccessiva libertà, in Italia non c'era questa libertà. E allora, dopo, quando è venuta questa piccola libertà di eccetera eccetera, allora subentrava come si chiama, la critica, ma quello dice così, dice cos'ha, perché qui, perché là, insomma, l'italiano per natura è criticone, però è anche ignorante di tutte le varie culture, ignorante di politica, ignorante di religione, ignorante di filosofia. Il popolo italiano è a terra, non è come il popolo tedesco, come il popolo anche i francesi sono abbastanza metà e metà. Ma il popolo inglese è un popolo molto istruito, molto forte in campo di cultura, eccetera, perché lo Stato stesso, nelle scuole, impongono quel tipo di cultura. L'intervista è finita, abbiamo toccato argomenti importanti. Quindi ringraziamo il signor Anastasio per la disponibilità.
Ricordiamo Sergio Emanuele Anastasio di Ancona, il fondatore della prima TV privata in Italia nel 1973, una televisione che è durata circa 10 anni, chiude nell'82, adesso continua a mandare avanti la sua scuola. E quindi grazie per la disponibilità.